ringraziare tutti questo pubblico qua, perché è da 5 anni che sono aperto e ogni volta mi stupisci di più. Voi in questi 5 anni che sono stato qua mi ha regalato ogni anno delle gioie, una più bella dell'altra. Voglio ringraziare tutti e spero che quest'anno ci divertiamo insieme e che facciamo un bel campionato. Grazie. Il profumo del calcio non sintetico,
ci vuole la guerra in campo, né Catania, né Cesena, l'Atalanta, anche Serie B, viene sempre alla sua storia calcistica, schietto e lotto. Ok, noi l'Atalanta non si discute, si ama e basta, punto e a capo. Eva, Eva, fuori, fuori tutta la ignoranza che c'è dentro, noi no, tutta, tutta, tutta. Tutta, per questa città qua non vede l'ora di portarti fra 15-20 anni ancora qua ricordati, perché quello che è l'obiettivo, essere ricordati sempre. Capitolo, capitolo, non sentitevi fuori al mondo, hai capito? Hai capito? C'è un cazzo. Quindi da una settimana che sono qua, veramente la gente va molto bene. Bueno, spero di dare una mano sia alla squadra che a tutti voi. E per me quest'anno è una grande sfida. Bueno, spero che quest'anno sia importante e spero di rimanere per tanti anni a Bergamo. Noi sappiamo che gente allo stadio, lo stadio è andato solo perché pagava 10 euro, 20 euro, non c'è andata perché veramente ce la fa. Noi sappiamo, non si può passare da 6.000, 7.000, 8.000 abbonati a quasi 20.000, non si può passare così, non si fa così, gratuitamente, per caso è grande i bambini che nascono con la maglia e tutto, però qualcuno ha usato offendere pesantemente chi comunque avendo sbagliato espulsione, ammonizione, quello che è, ma non si fa così. La squadra, il giocatore che indossa la maglia va sempre sostenuto, soprattutto nei momenti difficili, soprattutto quando si sbaglia. Questo è l'Atalantino, questo è l'Atalantino, questo è l'Atalanta del nostro calcio. Il giocatore non si contesta quando non si comporta, non si deve comportare anche fuori dal campo. Quindi questo gli va dato atto e ti rivocchi come ieri Raimondi, come Giampaolo Bellini, sono stati fischiati, ingiustamente insultati all'inizio campionato, cosa che con Delio Rossi, Mandolini, ultimi dalla prima giornata all'ultima, siamo stati esempio, noi, tifosi Atalantini, vicini alla squadra fino all'ultimo giorno del campionato. Noi, chi vuole sempre stare parte della squadra, venti, 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 grazie a tutti, io mi accodo ai miei compagni, veramente poi no, non dico che mi fa commuovere, ma quasi, è normale che una persona così che ti difende è sempre bello, grazie a tutti. È la mia terza volta che sono qua sopra, devo dire che veramente ogni volta è un'emozione nuova, importante. Mi devo fare petizione da bambino perché ho visto che è molto più carico di me. Niente, noi siamo carichi, ci siamo ritrovati, non leggiamo, non ascoltiamo, non vediamo la televisione. Noi siamo carichi, siamo pronti. Siamo pronti per la Serie A, nient'altro, perché noi ce la meritiamo, perché voi ce la meritate. Perché veramente Bergamo e voi per la macchina della verità, noi ce la metteremo tutta per mantenerla e per farvi felici. Grazie a tutti, ciao. Salva con chi vuoi, eh?
prima con camion, tira, tira freno, però comunque cassi, compraci, ma lì c'era il mio. Adesso, ancora diciamo fino alla fine, vogliamo cambiare e salutare che è sabato, sono arrivati da fuori Bergamo degli amici che vogliamo ringraziare sul palco, dato che saranno qua solo questa serata. Quindi vogliamo ringraziare una sezione che da tanti anni è stata presente vicino a Atalanta, grazie a Roberto Soldà è nata, è diventata Atalantina, la sezione di Valdagno. Gli atalantini di Valdagno, che quando i tempi di Roncelli e Ponsoletti, per cui sono arrivati in tanti, e quindi vi invitiamo sul palco per un saluto veloce ma sincero, fatto col cuore, ragazzi di Valdagno, provincia di Vicenza, anche da Vicenza se ne fregano un cazzo, sono sempre stati atalantini, atalantini dai tempi di Soletti, dai tempi di Roberto Soldà. Infatti, venerdì adesso, sono... Guarda. Chi è curioso? E la muchacha non se la tenga un cazzo della vita. Mi dispiace che Roberto Soldà non è potuto venire, perché era più giusto che sia Roberto Soldà a premiare i ragazzi, però parola grande Beppo. Vi ringrazio tutti di questa parte, in segno della nostra amicizia che dura da anni, dall'85 che seguiamo l'Atalanta, con Claudio, Garino e tutti quanti ci conosciamo proprio da una vita. Ma noi siamo molto fieri di fare parte di questo gruppo, perché le nostre idee di gruppo sono uguali alle vostre, e quindi dopo tutti questi anni siamo ancora qua e siamo fieri di essere qua insieme a tutti voi.